Questa mostra fotografica consente un percorso attraverso quello che è accaduto in questo territorio in termini di sviluppo negli ultimi 40 anni. È una lettura molto interessante di come il sistema insediativo industriale, come diremmo oggi, è nato e si è sviluppato anche con la prova del 1976 che decisamente ha cambiato i ritmi e le modalità di sviluppo. Tuttavia è una mostra che, partendo dalle origini, mette in evidenza quello che è stato il forte radicamento anche delle stesse industrie o attività produttive con il territorio e che è una caratteristica che ancora oggi serve per superare un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando. Il fatto poi che questo avvenga all'interno della sede di un ecomuseo che ha come finalità proprio quello di valorizzare quanto un territorio esprime, ecco, dice che la scelta è una scelta giusta. Quindi l'augurio è che iniziative come queste, mostre con questo straordinario bianco e nero e colore di Mino di Leno, ecco, possano contribuire ulteriormente a conoscere il territorio, ma soprattutto a fissarne le basi per quello che è il suo sviluppo futuro. Questa mostra, che espone molte fotografie realizzate da Di Leno, è però la punta dell'iceberg. Mi sembra che sia un patrimonio, un deposito straordinario di documenti che rappresentano manufatti, automobili, macchine, lavorazioni, prodotti, e credo che sia un patrimonio che debba essere studiato, debba essere, che vale la pena di aprire e di sfogliare e di ripercorrere, perché penso che ci sia da imparare moltissimo sulla storia dell'industria qui nel Gemonese, a Osoppo, e che penso possa essere veramente di interesse locale e non solo locale. Perché qui c'è un pezzo della storia industriale europea, italiana ed europea, e penso che veramente sia un campo di studio, è un archivio di materiali che devono essere solo sfogliati, ordinati, e che possono essere raccolti e organizzati in vari modi a seconda delle lavorazioni di materiali, dei tipi di oggetti, dei tipi di macchine e così via. Cioè si può fare un po' quel che si vuole, e soprattutto appunto consente di mettere a fuoco un percorso di produzione che è di grande interesse, perché è estremamente articolato. Ogni scatto che si vedono cose differenti, e quindi francamente è stata un'impresa meritoria quella di Leno di consentire questa operazione. La figliola ha fatto un lavoro egregio, l'ecomuseo mi sembra che sia anche questo un inizio di possibilità, un'apertura di una possibilità straordinaria a questo patrimonio che è di grandissima ricchezza. A me personalmente affascina il design di tutti questi manufatti, oggetti e prodotti che escono dalla zona industriale.
perché pur essendo anche oggetti che risalgono agli anni 60 li trovo veramente attuali e quindi sicuramente interessanti da valutare anche sotto questo punto di vista. E la scelta delle immagini comunque è stata fatta in concerto con mio padre, perché ovviamente lui conosceva un po' tutte le sfaccettature di queste aziende e quindi ha saputo guidarmi appunto nella scelta. Io ovviamente ho fatto tesoro di questo suo consiglio e suggerimento. Oltretutto ha cercato di darmi una mano nel rendere il tutto coerente, perché io spesso, per così deformazione professionale, mi così perdevo un attimo la strada, un po' il tema, perché mi lasciavo affascinare e condurre dalle immagini e avrei veramente scelto delle cose, anche delle altre cose, ma forse si sarebbero allontanate un po' dal tema che ci eravamo dati. Questa mostra parla da sola, è l'apertura di uno scavo, è quello che viene fuori dallo scavo. Mia figlia ha aperto lo scavo, Nicoletta Di Leno, e dallo scavo sono venute fuori queste immagini che, nonostante siano passati 40-50 anni, sono ancora efficaci, sono ancora valide. Ho avuto una grande soddisfazione a vedere tanta gente che è venuta a omaggiarmi e ringrazio tutti, sono grato e con ciò chiudo. Grazie.